Allora, ciao belli, ciao bello, la sciuica, allora. Ero qui che mi truccheggiavo e ora che ho fatto questo trucco, si era chetato, era stato bravissimo fino ad ora, invece adesso gli è ripreso lo strullo. Comunque io sto parlando con mio babbo, sto cercando veramente di convincerlo a castrarlo, perché qui c'è un sacco di cagne in caldo. E lui tutte le volte che una canina va in caldo, piccinino, giustamente, smatta. Lui è uno, mentre loro sono tanti. Ok, allora diciamo che volevo fare il video delle risposte alle vostre domande, però il cellulare nuovo è in carica, quindi deve stare a carica 12 ore e oramai lo dovrei levare domani, a questo punto, stanotte. Ho troncato ogni bene, lo devo levare stanotte e quindi ho detto, le trascrivo a mano, no? Ho cominciato a scriverle a mano. E vi posso garantire che dopo la prima un commento è lunghissimo, potevo andare di matto. Magari se c'era il mio babbo, il mio cugino, qualcuno con un altro telefono facevo. Sicché lo rimandiamo. Siccome ho fatto questo trucco, devo dire niente di che come al solito, però devo dire che non è malvagio. Più che altro ho provato una palette della Kiko. E mo ve la mostro e vi mostro pure cosa ho usato. Però mi volevo mettere la terra e non me la sono messa. E un attimo. Sempre lei. Allora, cominciamo, vi mostro. Facciamo una faccetta du giorno. La Leda sta discretamente, ha avuto una piccola frattura. E lo stesso sto cercando, penso di avervelo già detto, forse nell'altro, non lo so. Sto cercando di convincere il babbo a castrare Ugo, perché Ugo veramente gnafa più. Qui c'è un sacco di canine. Tutte le volte le canine vanno in caldo e lui tutte le canine che vanno in caldo, piccinino, smatta. Anche Argo lo faceva, Argo scappava direttamente, Argo è scappato parecchie volte, infatti quando si è rotto la spalla è perché era scappato. Ve l'ho messo fuori perché mi immagino che per alcuni di voi, però Ugo, avete ragione, ma io oramai sono abituata perché... E comunque sto cercando di convincere il mio babbo. Allora... Comunque, ecco, la Leda sta bene, c'ha sta fratturina, però, bimbe, lei ha 92 anni, quindi ci sto io, ora gli sto un po' dietro, cerco di sistemarla al meglio. Allora, faccetta del giorno, vi mostro un pochino cosa ho fatto, avevo voglia di truccarmi, ero qua, e niente, ho detto proviamo un po' di robetta. Come sto? Sto bene, vi ho già fatto un piccolo aggiornamento che dovrei mettere prima di questo. E niente, però ecco la situazione è un po' barcalenante perché comunque sei sempre in questa situazione e quindi uno va avanti, forza e coraggio, però se credete di essere bipolare come me, non ve la prendete. Allora, cominciamo. Sugli occhi, ve l'ho già fatto vedere il trucco, io penso di sì, perché prima di questo ho fatto un mini video. Che poi ho cancellato perché Ugo piangeva e quindi l'ho levato, ho detto lo rifaccio. Quindi non so se è quel pezzo lì o ve l'avevo già detto. Allora, sugli occhi ho usato la Green Me della Kiko. Questa me l'ha regalata una ragazza, me l'ha inviata una ragazza. E la palette è questa. Allora, i colori a me fanno impazzire. Voi mi conoscete benissimo e sapete che questi colori a me mi fanno impazzire. L'ho praticamente usato, ho usato solo questa, a parte naturalmente i glitter della Beauty Glaze, di cui ho fatto il video della Beauty Glaze e ve lo lascio da qualche parte dell'altra palette o di questa. Comunque l'avete visti e rivisti, quindi cioè, non è che tutte le volte ve le sto a mettere, sempre gli stessi. Quindi la palette è questa e ci ho aggiunto nella parte esterna un pochino di marrone un po' più scuro e poi i glitter questi dorati molto chiari. Allora, questa palette della Kiko, perché dico sempre allora? Che palle, è veramente noiosa sta cosa. Cioè, ma che cazzo di problema ho? Allora, e poi mi chiedo... E mi dite, ah, mi te la prendo, cioè, Camien è bruciata totalmente, cioè, va detta sta cosa. La palette è questa, io l'ho appunto usata. Allora, swatchandoli così, io
I colori sembrano anche abbastanza intensi, vedete? Allora, dove cavolo sono? Ok, qui io penso non vedrete niente comunque. Qui ci sono quelli un po' più scuri. Allora, io mi sembrava di averla vista promuovere a qualcuno questa palette. Questo, questo e questo. E poi l'ultima parte. L'altro giorno ho guardato un video di Alessia, uno di Erichioba. Hanno una voce molto cauta e io ho una voce, sembro uno scaricatore di porto, cioè veramente, vabbè. Ok. Gli swatch parlano da soli. Allora, Madonna, allora l'ho ridetto, vabbè. Io ho una palette della Kikola Smart, aspettate, veramente voglio cercare di non dire allora. Ho la palette della Kikola, questa qui, che è la Smart, ve l'ho anche nominata un sacco di volte su Instagram, i trucchi che avevo fatto, l'avevo usata, quindi Smart è la 01 questa, ed è questa. Allora, ha dei colori che sono pazzeschi, non sbriciolano per niente, a parte lo sapete, a me questi colori caldi mi fanno morire. Eccola qua. Sì, il bianco è sempre uno che sbriciola spesso, però comunque il bianco, per esempio, vi faccio vedere questo, il verde, a parte guardate questo verde, è una bellissima palette molto scrivente con dei bellissimi colori che rendono, quindi a me la Kiko piace, non è che non piace, io c'ho un sacco di roba, però questa palettina io l'ho già usata un paio di volte, la volevo finire di testare e dire ma allora. E l'ho anche vista promuovere a qualcuno in qualche canale, sono sicura di ciò. E invece posso garantire che io non mi sono trovata per niente bene. Allora, innanzitutto non scrive quasi niente. Per fare la parte esterna scura, come vi ho detto, ci ho dovuto mettere la Beauty Glazed perché sia col pennello un po' più largo che col pennello un po' più stretto, questi due colori che comunque dovrebbero, esatto, essere i più scuri, eccoli qua. Sono dei colori molto blandi. Non è che magari faccia schifo, perché comunque la sua scrivenza ce l'ha, però a me mi lascia molti dubbi per adesso. Sul viso mi sono messa questo qui. Non sto più usando il fondotinta, io uso solo il correttore. Però oggi ho detto faccio un bel trucco, ci metto pure il viso. Mi stava partendo il tappo, stava per schiantarsi nel muro. Non immagino cosa poteva venire fuori, ma io sto tranquilla perché non è successo. Lo skin tone, se volete un fondotinta per l'estate, luminoso, leggero, che non si senta troppo sulla pelle, questo è perfetto, a me piace tantissimo. La cipria sempre la Essence. Una cosa in particolare diversa che ho usato è l'illuminante. Io non so come al solito cosa vedrete. Naturalmente una mazza. Voglio provare a portarvi alla finestra, perché questa camera io la lascio sempre con la cosa aperta, non si vede niente lo stesso. Qui c'è troppa luce. Vabbè, comunque spero, ecco, forse adesso dovreste vedere qualcosa. Ho cercato, no, ho voluto, no, ho cercato sperimentare un'altra cosa che avevo già sperimentato. Questa qui è la Moon Dust della Urban Decay, me l'ha mandata Giulia. Un bacio gigante a Giulia. Ed è una palette fatta interamente di ombretti luminosi, con una luminosità fuori, vabbè, dal comune. Vieni, vieni. Tanto ho finito, guarda. Bombolona. E quindi ho deciso di utilizzare, guardate questo, cioè guardate, sono anche leggermente cremosi. Ho deciso di utilizzare il rosa come illuminante, cosa che ho già utilizzato diverse volte e spacca. Voi non lo vedete, ma vi posso garantire che è rosa, proprio rosa, molto bellino. Sta
strabello perché comunque non vi dà troppo il rosa, cioè bello bello, mi piace molto. E infine il top del top sulle labbra, ho messo la mano dentro la palette della Magic Bestemmio, non in diretta perché altrimenti veramente... No, sto scherzando, però lo dovete sapere, io mucco, gente. E fo tantissima fatica da tanti anni, ora che faccio video, a non moccolare nei video. Quindi qualche volta purtroppo mi scappa. Però in 700 video che ho, mi è scappata una volta massimo. Quindi sono stata veramente, veramente brava. E sulle labbra, la svolta delle svolte, la Moonlight Mermaid, che io continuo a lasciarvi il sito nell'info box. C'ho solo questa, ma ora la voglio prendere un'altra. Questa me l'hanno mandata loro, ma ora io ne voglio prendere una, so anche perché costano un pochino. Però ultimamente non sto comprando niente, come vedete, perché sono strabrava. E niente, è fantastica. E poi il colore è il top del top. Le mie ragadi stanno un po' meglio. L'ultima cosa che vi faccio vedere, che ho usato pure di anzi ora un po' meno, ma l'illuminante, l'ostietta, il blush della MAC, di questa collezione che mi ha mandato Andrea. Tanto se vedete qualcosa che costa, vuol dire che mi è stato mandato. No, sto scherzando, me le so comprate anch'io. Ma voi siete dei pazzi e mi spedite mille regali. Cosa devo fare? Le uso. Il Freshen Up. Ed è, siccome io ultimamente non sto... Oh, ci avete fatto cosa non più detto allora? Non sto più utilizzando i blush rosati. Eccolo qua. Questo è un blush invece. Vedete? Eccolo qua, molto chiaro, perché vabbè, ora la parte rossa è quella un po' più, eccola qua. Comunque uno con il pennello ci prende, fa così, e ecco, e riuscite ad avere questo, perché poi è molto luminoso, questo bellissimo colore, molto molto leggero, perché altrimenti io il blush ultimamente non me lo vedo. Va bene, bimbe, non ho ciglia finte, naturalmente ho usato il mio Essence, quindi non sto Essence, non sto a menarvela. Io vi mando un grande bacio, lascio la camera giustamente al mio cugino, vi mando un bacio, fate le brave, spipeggiate poco, ciao love.